Thank you.
Thank you.
questo nome. Oh mio Dio! No, Caster Deck, sì. Benvenuti a tutti ragazzi, sperando che lo stream stia funzionando. Io non lo so, davvero. E allora, come potete vedere, abbiamo un piccolo calo di caster e anche un piccolo calo di giocatori. Ma lo stream è ufficialmente iniziato, quindi adesso manderemo chi bisogna mandare e manderemo... Si gioca col nuovo ruleset. Si gioca col nuovo ruleset. Ma brutto il nuovo ruleset. Sono d'accordo, ma tocca trovare un ruleset che usano tutti. Guarda, fai bene, dillo in diretta. È brutto questo ruleset. No, non è brutto, devi dire fa cagare in cazzo. Puzza. Esatto, bravo, penzola. Però tra l'altro non so una cosa, però so qual è. Se, allora guarda, cioè io ci sto, non tocca sapere. No, per il Banner c'era qualche casino prima, ma penso allora il fatto è questo, è che allora ne banni tre e l'avversario anziché bannare sceglie due stage dove tu puoi andare. Ah, ok. E tu scegli uno di quei due, capito? E funziona così praticamente. Detto ciò, Tiziano, allora rimani qui perché tu andrai on stream contro chi vince tra... Oddio, mica mi ricordo contro tra chi. Mi sa contro abitante e signora Fubi. Eh sì, che hanno iniziato a giocare ora. Sarà probabilmente un abitante, ma mai dire. Mai dire mai, perché il signore degli APB, cioè colui che fa APB quando in qualsiasi situazione, l'altro gas aveva fatto top 8 battendo Keiket. Ma è vero, aveva accettato Keiket 3-0. 3-0, manco dici, 3-0. Mimmo, ascolta, per prima io avevo capito che dovevi giocare con un altro, quindi ti chiedo umilmente... No, guarda, proprio vieni qua al cast, te lo devo chiedere in diretta proprio, davanti a tutti, chiedo umilmente scusa, non succederà mai più. Vabbè, sì. Tu sei contro me? No, ho vinto Blue. Allora sono contro Blue. 2-1. Vabbè, assolutamente... Allora ragazzi, adesso Burglur deve fumare una sigaretta perché è importantissimo che fumi questa sigaretta. E una volta fumato questa sigaretta, andremo on stream. Nel frattempo, se qualcuno vuole castare, è qui il benvenuto. Non so come si vede. È arrivata la notifica di Grippo Smash. Iscrivetevi. Incredibile. Cassi te? No, Ible alla cena scarpa. E la prima serie di Ible era questa. Finita te? 2-0. Per me. Ciao amici! Non c'è niente.
Ah, tranquilli ragazzi, so quello che state pensando, ma allora adesso collego il mio bellissimo Pro Controller e aspetto il signor Lorenzo, anche detto Burglur, per giocare il nostro set on stream. Mi toccherebbe già giocare, ma che siamo in ritardo perché lui ci aveva da fumare. Sono incazzato. Tanto fammi una bella cosa. Fammi una bella cosa. Una game. Sì. Ok, sì. Allora ragazzi, fino a che non arriva Burglur vedrete me che gioco contro le CPU. Sarà uno spettacolo, non dico interessante, ma perlomeno intrattenente. Sì. È iniziata Six e dovranno vedere me che gioco contro le CPU perché sì. Costa. Non si potrebbe neanche fare questo asso. Cosa? Non credo a nessuno pregni di vedere te che gioco contro le CPU. Sì, ma Burglur vuole che lo stream, solo che non c'è. Per forza. Non ci credo! Non ci credo! Guarda chi mi è uscito! Sto per fare dei cambiamenti. Aspetta. E che cosa ti metti in guardia? Buonasera, chat di Twitch, un match molto intenso. Vediamo un po' la chat di Twitch come sta facendo. Non ci crederai, fra tutte le CPU quale mi è uscita? Oh, è ma che schifo! Vediamo un po' la chat di ok? No! Chiedere di far valere il game. Frank, comunque se perdi contro la CPU di Mario non so se la dovresti fare la Force 5. Ma prima mettava a fare le cose assurde giù. Cazzo, non andiamo su. Ma perché non però proprio. Non li vedi! Altra cosa, mi sono guardato il segno che non mi fanno più io la persona. Madonna, sta scendendo in guardia. Ma questo va a guattarà! Guarda, e l'ha fatto, è proprio frame 1.
Ma appena è stato colpito da un po' di tempo, non ha più colpito nel match 20. Madonna. Come si mette esattamente? Devi cliccare in questo. No, devi cliccare lobby. Ah, lobby. Metti. E poi cliccare transizione. Ah, ok. Beh, che dire? Allora posso spiegare quello non che non può spiegare. No, che non posso. Sono stato veramente sgardato dalla sicurezza. Sei sicuro che puoi fare money match contro Banana Joe? Sì, certo, ma guarda, sì. La CPU hai che molto più forte di Banana Joe. Che questo non cambia niente. Vai, tolgo, vieni a darmi il fatto. Comunque, buonasera pubblico di Grimbo Smerit. Io mi trovo qua a castare su richiesta di assolutamente nessuno. E cosa dire? Dai, dai. Sì. Direi di iniziare del momento orribile per me. Direi di iniziare questa ottima stream. Qua ci troviamo. Ok, andiamo un po' di castare questo magnifico set, manco so se mi sentite, mi dovreste sentire adesso. Allora, un attimo. Allora, intanto ditemi cosa vedete nella stream, se vedete i giocatori giocare. Allora, sì, è personaggio di gioco. C'era fino a un minuto fa. Porco Dio, come cazzo si mette? Allora, audio di gioco. Porco Dio. Qualcuno può aiutare? Però. Allora, è arrivato qua il famigerato Prematura Games, non si sente in cazzo. Non si sente in cazzo? Nel senso ci sente solo il casting, non si sente l'audio del gioco. Il microfono si sente. Ah, ok, sì, sì, ci sentono, però si non sentono il gioco. Non è che si perdono un cazzo in realtà, pronto. Beh, alla fine. Non no, no, non si vede. Non si no, sente. Non sono raffobato, sono molto fiero di non essere raffobato. Che cazzo mai? Prima andava. Mentre Castello e Tonelli sono mai, vediamo che un giorno sta prendendo il caffè. Non è vero. Sta andando a terra. Dove? No, stava arrabbiato. Ah, non l'ho visto. Sta lasciando le lucertole. Nightbot muori. Vabbè. Dimmi. Allora, torniamo al match, vediamo dove stanno da staffare. 0-0. Per qualche motivo Rang usa Klaus, bomba qui. Non so che cazzo ho fatto, ma non è cambiato nulla, quindi. Scorregge. E no, ti marco sì, scorregge, due punti. Svolgimento.
Bestia, no, madonna. Molto utili. No? Molto utili. Ah, tanto è negativo lì. Siamo 2 a 1 per direi molto bene per lui. Le stocche, le stocche. Anche perché stava abbastanza a perdere e adesso sembra avere il vantaggio di avere il regio, come cazzo si chiama. Sì, l'incazzatura insomma. Però in pratica, ecco, dicevo muore al minimo sfioramento perché vediamo che se n'è andato. È stato sfiorato, possiamo dire. È stato sfiorato. Allora, si opera, se può dire si opera? Se bestemmiamo sembra che si fa che si opera. No, si opera però brutta, eh? Gimmick, ok. Io voglio il casting di signora P, just three, aspetta un attimo, la santa, non ci muore nessuno. Si opera? Si opera. Adesso non ce l'ho. Lo sentite l'audio? No, no, non si sente. Lo vedo che non si sente. Anche se anche però lo potete sentire è troppo spiccato per sentire niente. È vero. Poi c'è Mario Kart in sottofondo, ma non beatboxing o Mario Kart 8 soundtrack. E tanto oh, il Rengar è superato perché ci stavo manca. Perché cazzo non funziona? Mannaggia la madonna. Un attimo. Abbiamo un momento. Aspettando. No, no. Yay! Ti ho salvato. Abbiamo le canzoni di Flavi, abbiamo quelle di Banana Joe, manga sono fermato. Sì, e io faccio la bassa. Sì. Poi c'è Marco in bassa che ci sono. Il strumento, ma c'è la chitarra? Non voglio dire una cazzata e mancare di rispetto a nessuno. Stava aspettando. Ok. Ragazzi, credo che a quanto pare non sentiremo il gioco. Peggio per voi. Lui giocare in cazzo. Ha cambiato la skin, sì. Ma ah, tocca aggiornare il punteggio. Vai. Aveva vinto ora. Il casting 2 punti. Castando nel feeling. Il giorno toccherà fallo Wii delle Mario Kart, una donna che cazzo stanno a fare. Ma non mi conviene, raga, non mi conviene. Ma perché continuiamo a giocare a questo gioco? Ma lascia perdere. Ci sta uno dei top 10 in Italia che perde la scelta di Wario, ma no. Dai, ma per carità, dai, che schifo. Però cazzo stanno a fare. C'è sta abitante laggiù che sta giocando a Guilty Gear, che penso che sia l'unico che si diverte stasera. No, in realtà No, c'ha ragione. Ma che cazzo, se tu mi sfidi su Mario Kart Wii sappi che hai perso in partenza, mi dispiace. Io su Smash sono scarso, ma su Mario Kart, raga, sì, sono ancora più scarso. Sì, no? Però chi c'è stato nel TR? Quando c'è il TR? Sta uscito dappertutto in Italia. Hai visto quello di Palermo? No. Come no? È tipo una delle cose migliori che creato da questo fan. Non l'ho visto. Ma qual è? Allora, non so se guarderai eventualmente, ma praticamente al posto di tipo ok, no, no. Al posto di tipo di cibo che cazzo le faccio, hanno messo i gelati. Ah, sì, allora l'ho visto. L'ho visto. Bellissimo. Bellissimo. Comunque che cazzo. Di errore sbagliato su Mario Kart Wii. Dai, via. Il peggiore. Guarda, io in realtà avrei portato il computer qui con Dolphin dentro, se sai. No, ma sinceramente per lanciare le tue copie di backup dei giochi, cioè tu hai il gioco originale a casa, ovviamente. Perché per non rovinare il disco ok. Perché sai com'è il disco, mi era bruciato le spalle. Può succedere, è facile perché dentro la Wii si scaldano i giochi, come dicono al GameStop, certo, il gioco assicuralo, perché l'Xbox te lo riga il disco. Quindi non ci bannare. Per favore, no, Twitch, te prego. Se te sai come montare a Minecraft, oh, io mannaggia la madonna. No, volevo dire che non sta funzionando, però sono molto contrariato dalla cosa. Allora, Beh, io nella mia vita avrò guardato
70 video del Mario Kart Wii moddato e ci avrò giocato zero modi. Col moddato? Insomma, anche un po', perché non mi ricordo che cazzo fa. Ho moddato Mario Kart 7. 7? Su 3DS? Sì, direttamente su 3DS. Adesso mi sta andando a preparare il video per Mario Kart 8. Sì. Ancora in beta. Proprio. Speriamo che arriva presto perché... Sinceramente alcune delle carte fanno altamente schifo. Poi non so se nessuno me l'ha chat sta capendo dove sta, non so nemmeno se ci sta nessuno che ci sta guardando. Insomma, anche se mi sentite il microfono sta a 7 metri da qui. Ma siamo online? Sì. Il Lupi viene anche su quella a sto punto per... siamo veri e siamo. Ma esistiamo davvero o è tutta un'allucinazione collettiva? Non penso che lo sapremo entro oggi e io non so che paghi. Io purtroppo non so che paghi, raga, cioè, non capisco perché non va, ma non va. Still doesn't work. Big God e attenzione. Voleva. No! Dai, dai. Ce la farà Burbu? Taunt. Taunt to get buried. Un applauso a voi. Non ha senso che manda dietro. Taunt to get buried. No, John. Ok, John. Mi manda indietro. Ok, John. Allora, torniamo al casting del famigerato signor AppB che tutti conoscete, amate, non è assolutamente vero. Siamo 1-1 per Rang contro Burglur e vanno degli stessi PG perché buon per loro. Sempre stesse alt, sempre tutto lo stesso. Vediamo un po' se cambia qualcosa perché se mi ricordo bene è best of 3. Dai signor B, mio fratello, grazie Just Cree, mi fa molto piacere questo. Allora, vediamo un po'. Allora. Quando devo guardare il match sta zitto. L'unica cosa importante è che Burglur adesso stava al 69% e che stava un pochino prendendo il cazzo da Ring. Piccola storia per il motivo per cui Ring stia usando Cloud. Oggi sul gruppo di Griffo Smash WhatsApp, Banana Joe aveva postato una matchup chart. Buonasera, come stai lì? Non credo. Molto bene. Dicevo, aveva postato una matchup chart di Steve e noi tutti di Grifo Smash diamo Steve, ma questo non è il punto. In pratica ci stava sta questione di Cloud, mi sa che stava in meno 2, non mi ricordo. E tutti si stavano incazzati sta cosa perché credevano che... Ah, comunque stanno 2-1 per Ring. A parlare di Cloud che... scorda che stiamo a fatto. Comunque dicevo, e in pratica Banana Joe aveva detto che non c'era ancora stato un singolo Cloud che aveva battuto il suo Steve, e allora oggi Ring aveva detto che faceva una first to five contro Banana Joe, non so se alla fine è money match o quello che è, per dimostrargli che si sbaglia tantissimo. Vedo che in chat di questa cosa non frega un cazzo a nessuno e quindi parlerò di come Burglur probabilmente è morto. Vediamo un po'. Direi che è in netto vantaggio Rang qua, ma non si sa mai. Anche prima stava in vantaggio di tipo praticamente una stock, ma ha recuperato Burglur, quindi tocca vedere. Allora, Madonna, quasi colpito da quel up smash. Sarebbe stato molto divertente. Nel senso che Burglur si sarebbe incazzato, non è vero, è una persona decentemente calma. Boh, nel so. Nel dubbio, continuiamo qua. Boh, niente di speciale, solamente Burglur in generale sta perdendo e Ring sta vincendo. Bella spiegazione, ma molto spiegativa. E direi che... qua va la vittoria al famigerato Ring e qua va 2-1 per lui. Uno per Ring. Congratulazioni giocatori. Nel mentre. Allora voglio vedere un po' cosa hanno da dire. Vedere un po' cosa hanno da dire. Buonasera, perché... sono io il chiarissimo CPG.
non so perché, ma affiancato da Rang. Nonostante ho vinto, o come il presentimento che sono stato preso abbastanza per il possibilmente. Buon tornato l'audio, figo. Siamo un po', abbiamo. Aspetta. Ciao Pietro. Poio Gandix che questo, fa. Questo era durante lo sapevo, lo sapevo, lo sapevo. Che ti aspetti a perso dalla CP del Wario? Sì, no, perché sono stato un evento sgardato da lui. Non ha senso, ha senso, c'hai perso, madonna, mannaggia. Va bene, io mentre rimarrò qua ad aspettare, perché il mio avversario manco so dove sta, manco so chi è. Forse se cerco qua almeno boh, nel dubbio voglio fare una domanda al popolo in striscia. Buonasera Gravion, ho scordato che domanda dovevo fare, porco dio. Nel dubbio vorrei dire buonasera Drapion, se mi vedi condividi al gruppo di Pato che io sono on stream perché mi piace l'attenzione e sono una miserabile puttana. Quindi parliamo un po' chat, che state a fare stasera, perché siete così miserabili che dovete vedere la stream di Griffo Smash a un weekly dove ci sono 8 persone e l'audio non funziona. Aspetto la risposta, visto che da OBS alla stream ci vogliono tipo 7 mesi, ma questi sono problemi che avrò solamente oggi, perché mi ricordo sempre che un giorno eventualmente streamerò, cosa che non succederà mai. Sai cosa? Allora, stavo farmando su Monster Hunter, volevo quasi sotto, Rain Cloud è imbarazzante. Ragazzi, Black Wolf? Non posso, no scusate, mi dissocio, ma detto. Buonasera. Sto andando a giocare. Lascio il team di King. Allora, inizia il nuovo match. Allora, un secondo, un attimo. Ragazzi, si mette qua. Vabbè, in game, transizione. Qua troviamo il nostro carissimo micro demone. Fate come cazzo vi pare. Di solito non fate pisciare perché sono andato qua. Allora, dicevo, micro demone contro Total No. Sì, esatto, facciamo per due. Purtroppo Burglur se n'è dovuto andare per motivi che cazzo ne so. Allora, allora, nel mentre stanno bannando, stanno dicendo gli stage, che cazzo ne so. Ma buonasera Alessio, lui che fa signor Manuel Tolu, colui che probabilmente toccheria cambiare nome qui, no? È vero, ma non sai quanta voglia c'ho di farlo? Guarda, guarda, te la faccio vedere. C'è stato il peso. Allora, vabbè, se riusciamo, sì, se no, ste grandissime. Ah, ok, ho fatto. Ne era tipo qua, no? No, mi sa, era sul blocco, su un blocco notte. No, allora, questo sì, per però per cambiare i caster. Sì, ma a parte i caster, non so nemmeno se li vedono adesso. Oh, vabbè, vediamo. C'ho paura di fare casini, quindi ecco. Non toccare. Allora, io per oggi sarò CDG e Rang. Probabilmente finirò sul Griffo Smash Hall of Contact. Il 5 marzo. Allora, stavo farmando su Monster Hunter. Volevo fare qualcosa sotto. In pratica, prima gli... è imbarazzante. In pratica, allora, prima gli avevo chiesto che stavano facendo di così miserabile questa sera che dovevano vedere la stream nostra. E Drapion mi ha risposto questo. Aspetta, innanzitutto mettiamo il microfono più vicino. Il microfono per... Aspetta, allora, proprio così tanto vicino a quello che sto per dire, perché allora, carissimo Drapion, te che dici che il mio cloud non esiste? Io adesso voglio, cioè nel senso, Burgro è andato a mettere i volantini per avvertire del pericolo di Ring Cloud. Sì, va bene, sono tutti buoni a parlare, sono tutti buoni a parlare. Vieni, vieni qui, voglio vedere il tuo di cloud. Non credo possa venire. È uguale, il concetto rimane. Vabbè, inizia il game tra Ideco e Micro Demone. Non so perché stanno. Non so se adesso iniziano davvero a giocare al gioco o fanno battle, cioè, sono abbastanza sicuro stiano giocando.
Sì, già era nella pannetta, quindi direi da sì. No, 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 ok, non stanno tirando. Ma mi fa cagare Cloud, usami Lugario. Usami Lugario. Hai ragione? Sì, ma Lugario non è che sia molto meglio, quindi... No, no, allora... te meglio intendi Tierly? Che è successo? Oh. Che sta succedendo? Che è successo? Perché non la... Se tutti di nuovo guardate il nostro poi non lo cambia. Boh, vabbè, questioni col monitor, a voi non mi frega il cazzo. Ok, no, allora, sì, sì, chiaramente, perché praticamente ci stava tipo un delay, perché stava messo in modalità cinema, una roba del genere, gli schermi, e adesso l'hanno messo per bene. Vedete, per una volta il button check ha aiutato, però. Per una volta l'hanno fatto senza effettivamente premere pulsanti a caso. Allora, su richiesta di Gigat, Black Wolf andrà on stream perché l'ho detto io, vaffanculo. No, non funziona così. Altrimenti? Altrimenti... Sto scherzando, nonna. Adesso dovrebbe iniziare il gioco per davvero tra Idego e Micro Demone. Intanto Bertoleo arriva e urla, buon per lui. Io! Bella. Comunque. Dittatura B. Ha ragione. Allora, abbiamo... Micro Demone, che by the way è Micro Demon, cioè è scritto in inglese senza la E finale. Micro Demon, o forse mai. Mi scusi, qua questa è l'opinione di CDG. Madonna. È vero, però. Madonna. Ti incazzi da una lettera, qua siamo due persone diverse. Cioè, io mi incazzo anche quando mi chiamate Ring, anche quando non mi mettete il trademark. Cioè, per me la precisione. Il trademark non si può mettere qui. Si può fare invece, sono sicuro che si può fare, basta fare copia e incolla, ma poi lo vedremo. Ma come si mette il TM qui? No, non cliccare niente, non, sennò... niente, non è settato a niente. E vabbè, appunto. Allora, siamo venuti fin qua per vedere Ideco giocare. Siamo... Buonasera da Squid. Oh, è proprio lo Squid, cioè proprio... Siamo venuti fin qua per vedere Ideco giocare. Ryan Trademark. Sì, allora, il problema è che lo vedo camperare sulla piattaforma, ma non sono certo che... Oddio, ci lascia? Questo è come non si gioca al gioco. Letteralmente, io ho questa teoria, che secondo me Smash competitivo è di non giocare ottimalmente, di giocare e divertirsi, no? Non so se riesco a spiegarmi, ma... Smash, secondo me se Smash fosse di giocare ottimalmente sarebbe un gioco molto diverso da come lo giochiamo... Da come le giocano anche i top player, secondo da me. Come dipende quali, perché sta tranquillo che alcuni sì, tipo che cazzo ne so, un Sonic Scambera, un cazzata del genere. Oh, ecco, Sonic penso sia l'esempio perfetto. Vabbè, ma per di la maggior parte dei top player secondo me non giocano per vincere, ma giocano più per giocare tipo uno sport, no? Capisco, ha senso. Allora, in ogni caso, mentre parliamo, vediamo questa prima stock presa da Micro Demon, che però viene subito pareggiata da parte di Deco. Due pari in un minuto. Vediamo un po'. Due pari in due minuti, perché ricordiamo il timing adesso è di 8 minuti, non più 7. Tanto non credo mai nella storia di Grippo Smash sia andata a finire a tempo. Ma lo sai che invece c'è stata una partita che mi sembra era tra Keiket e Pasta? Che era quasi finita in time out ed è entrata nella storia. Il nostro Pietro Di Carlo qua in chat potrà confermarcelo. Non so se è andato via, vabbè. Nel mentre Bertoleo di Micro Demone devi camperare sulle piatto. Oddio, cioè, appena... dove cazzo stavi quando ho appena detto quello che pensavo, Madonna Santa? Micro Demone sia una persona rispettabile, non campa sulle piattaforme. Poi sì, ma di... allora, da quando bisogna essere una persona rispettabile per giocare a Smash? È vero, però... No, vedi, io mi fido di lui. Vedi che non hai capito niente ancora. Non hai capito niente. Come te lo devo dire? Io sono stato installato la CPU al primissimo torneo di Grippo Smash. Final della Junior Cup. Benvenuto alla nostra community. Penso che già dal primo giorno hai capito qual era l'aria. Io il primo giorno, se non ci stavo tipo Edo che mi diceva che cazzo stava succedendo, almeno là guardavo come un compravigliolo. Comunque sia, oddio, sto vedendo un casino di down tilt da entrambe le parti e... Hai ragione, Rig, Rai, ok. Poi contro l'internet bisogna camperare. Allora, sì. La questione è che per vincere bisogna camperare.
che almeno a un certo livello per vincere un po' tocca Camperan. Non posso dire semplicemente fanculo Little Mac e Camperan e basta e vinci. Anche se è un po' la realtà, però vabbè, chi sei. Gli ha detto anche la mamma! Che cazzo vuol dire? Gli ha detto la rolle, quindi gli ha detto, cioè la madre l'ha vista entrare a Limer, gli ha detto vieni qua! E gli ha tirato un punto. Vabbè, cambiamo il punteggio. 0-1 per amico. Allora, aspetta. No, per i demoni. 0-1. Cioè, 0-1 si dice prima microdemone, quindi vuol dire microdemone sta a 0 e Ideco sta a 1. Ti hanno mai detto che c'è la mamma puttana? No, in realtà sei la prima persona. Perfetto, adesso lo sai. Boh, forse qualcuno me l'ha detto, una volta stavo andando a bici per bastardo, qualcuno magari mi ha chiamato uno stronzo a caso. Non so. Io non mi chiamo Ryan! Proprio lui. T'accordi la mod che aveva fatto Flavio, quella lì dove cambiava tutti i nomi? Che arrivi in Bausette e sì, l'ho vista, l'ho vista. Che fa esattamente. È bellissimo. No, ma quando la vidi per la prima volta on stream, perché aveva proprio streamato un weekly la casa del Mamator. Sì? Sì. Non sapevo. E tipo, quando io ho visto che aveva piccato Bausette che faceva io non mi chiamo Ryan, in quel momento ero tipo, no, vabbè. Io esplodo, letteralmente esplodo dalla gioia. Ma a parte io non stavo tipo su una braga, non c'ho cazzo di giocato, non stavo per... Vai a cercare di corsa! In ogni caso ragazzi, mentre il nostro Alessio se ne va, io continuo a commentare, anche perché dovrò giocare, penso on stream, contro il vincitore di Codesti 2. Per cui stiamo un po' a vedere come va la situazione. Allora, 40%. Ancora aspettare. Va bene, deve ancora aspettare il nostro Alessio e quindi. Aspetta, io devo aspettare. Ah, vabbè, se devo scegliere. Devo giocare contro chi perde tra Edo e Prema, quindi faccio prima da TV. Vabbè, in realtà se uno parte così è lo spirito sbagliato, deve essere. L'ultima volta che ho visto che ho vinto in torneo contro Prema era in Junior Cup sulla Switch Mortal. Coincidenze? Banna Bertoleo. Allora vediamo un po' come va. C'è un problema, non so come si banna la gente. Allora, adesso ti hanno. Fermo! No! Perché sei di bastardo? Ok, allora dicevi di bannare. Aspetta, allora. È un po' blocca Bertoleo. Segnaliamolo anche. No. Che segnaliamolo anche perché può essere che magari. Ma si lo parlerebbe. Se la stream fosse mia, io l'avrei mandato. Frank, indossi i giacchetti rossi anche ai weekly in estate? No. Perché purtroppo mi dispiace, ma. Allora, fermo, so parlare io. Allora, perché i giacchetti rossi. Ah, il giacchetto rosso c'è stato un periodo di tempo dove lo indossavo in continuazione. Adesso però mi sono detto, dai, lo indosso soltanto per le occasioni quelle importanti. Madonna, ma che sguardo naiposo, ficoso, microdemonoso abbiamo appena visto. È stato un sgarfico. E attenzione perché noi mentre parliamo, Microdemon sta letteralmente dominando questa partita. Anche se adesso però sta un po' prendendo botte, ma risponde subito e... vuole fare la combo. Ah sì, Dravion, la questione è questa. Ma che te che ha? La questione è questa, io posso ricordarmi quando chi cazzo te pare, quante volte te pare. Io non imparo niente da nessuno. Io proprio, il cervello mio rifiuta di apprendere il mio avversario. Il tuo cervello una sola cosa pensa. Fare up B. Oddio, sto distruggendo, che sto succedendo? Ragazzi, l'ha cagato! Allora, quindi adesso è uno pari. Gli è preso Momentium, così, dal nulla, distrutto tutto. Dimmi Bertoleo SSB, anche noto come Leo, anche noto come Sperto. Epic. Sì, davvero molto. Beh, ragazzi, è stata una partita molto convincente questa da parte di Microdemon. No, lascia dov'è. Distrutto, dove il boost del momento.
Il boost del... Ah, allora, praticamente, qua... allora, è presente quando si dice, quando è Momentum, no? Che stai facendo tante giocate fighe, no? Queste robe. Ecco, praticamente tu quando prendi il boost del Momentum, è tipo... Tu che... sì, ma tu che ci vai in boost, capito? Vai... no, vabbè, non so come spiegarlo, però credo di aver capito. Esatto, cioè, diciamo, praticamente tu cioè, sei in boost, quindi quando passi davanti a uno lo investi proprio, capito? Lo investi con il Momentum. Poi ci sta anche il treno del Momentum. Che cazzo ne so, di qualcosa, che cazzo ne so, tipo uno strumento. La moto della morte del Momentum. Ma io mi chiedo se le bracket stiano venendo updatate, dopo lo faremo, ma dopo aver visto questo set, perché? A parte con Dash Grab, questa è un'opzione interessante, devo dire. Soprattutto da parte di Little Mac, che... Rang, avrei una domanda. Dimmi. Sai cos'è il treno di Fabio Jay? No, e non ci tengo a saperlo, dico la verità. Con la tua risposta del treno. Eh già, un'altra Dash Grab, mamma mia. Left Tilt che colpisce non si sa dove, ma proprio che non si sa. Non credo. Io non lo proprio. Che mi sa aveva iniziato a venire i gasti per il verso 27. No, molto prima. Io non credo di averlo mai visto prima. Magari non me la ricordo. Ma aspetta, chi? Sì, allora, il primo torneo che ha fatto mi sembra fu il gas 26. Vabbè, 26-27. Perché recente ho visto che sta iniziando a prendere un po' attenzione di generale contro la community di Squid, non solo... Visto anche che sta iniziando a spormare il guardone. Ma sì, ma non solo per questo, ma anche per il semplice fatto che in realtà era già famoso Hideko come online warrior, che aveva giocato con parecchi player forti e li metteva in difficoltà oppure li batteva. E quindi si parlava di questo Little Mac che diceva, ma cosa stai facendo? Sta cercando le bracket. No, non cerco le bracket, a parte la bracket l'hanno fatta su Charlotte. Sì, ma dico, le bracket di... Sì, volevo vedere che torneo aveva fatto prima del gol. Non si cerca... No, fermo. Non... Allora, magari le si cercano dopo che hai finito di castare il set. Dipende. No, perché funziona così, perché tu poi mentre casti... Penso che funzioni. No, allora, no, non lo non lo trovi così, cerchi. Hideko Smash GG e te lo trova su Google. Se te lo trova, va bene. Allora devi cercare Grippo Smash 26 e lo trovi lì. Però, ragazzi, in tutto ciò, basta. Parliamo di questo set e non delle bracket da cercare. Questo per il semplice fatto che a 3 metri di distanza dal microfono, quindi facciamo un cambio di posto. Dipende, a me è un'arena che... Quando presentano a me è un bel... Io. In dubbio, mi è mal gioco, vediamo che... Demone sta un po' perdendo. Però, Oh di madonna, è avvolto da questa morsa del gyro? Combo in più. Beh, ha mesciato K.O. Punch per tutta quella durata. No, ma non so come ha fatto a non perderlo il K.O. Punch di posto. Infatti è stato tipo colpito 20.000 volte, ma attenzione, la petta. Spreca il salto, ma torna. Il supremo è il 26, yes, sì. Ed è stato primo torneo al gas 26. Sì, esattamente quello che dicevo io. Grazie dell'informazione, per quello mettiamo un posto microfono prima. Certo, grazie dell'informazione che non c'era bisogno di dire perché l'avevo confermata io, ma va bene così, a quanto pare non ci credeva il signor AB, quindi c'erano bisogno di due punti. Se aveva fatto tipo dei tornei online che ci stavano su Smash GP, magari se ci stavano segnati. Ma allora, non mi sembra, ma comunque ha giocato parecchi League Smash, questo posso dire. Allora attenzione, perché qua Micro Demon sta un po' fischiando per la 0 to death, che sarebbe in realtà una 9 to death, ma vabbè, capite quello che intendo. Attenzione, mentre sta facendo tanti upgrade, ok, io approvo questo messaggio. Buonasera Tiziano, arriva Tiziano che dice che ha perso, ma ne parleremo più tardi perché adesso tocca commentare questa last hit scenario di Micro Demon che si lascia così. Va bene, di quello che dovevi dire. Ho perso da abitare. Ha perso da abitare anch'io.
Voleva battere il mio cloud e manco ci arriva. La first five si fa un stream. La first five la faremo uno stream. Allora, ragazzi. Allora. E la gasto anche più. Commentiamo. Fermi tutti. Qui tocca un attimo fare transizione. Perché è importante dove cavolo sta. Lobby, caster deck. Allora. Perché. E qua, sicuro questo tizio mette una pressione incredibile. Questo tizio che ha appena perso in bracket, ricordiamo, dovrà fare una first to five contro di me, il suo main contro il mio cloud, Steve Cloud. Sì, ma glielo rispieghiamo. Lo faremo in torneo, perché scalerò la luna. No, first to five, la torneo va bene, poi comunque vada si fa la first to five. Okay, perché è convinto di distruggere, di tristoccare. No, hai detto toccare. L'hai detto tu. Te avevi detto 5-0 per tutti. 5-0 o 5-1? È la mia previsione. 5-1, dai, 5-1. Un game lo perdo perché mi becco qualche ironia, qualche carro in two-pair, una roba del genere. Però qui adesso devo giocare contro il libero. È vero, e io devo giocare tra chi ha appena vinto, devo giocare con i Deco, quindi ci lasciamo, ragazzi. Te adesso devi giocare contro stare qui e castare. Aspetta, vediamo, perché può essere che non ci sarà nessuno al casting per un po'. Vedremo. C'è CDG e CDG. Che dici? Vabbè. Ragazzi, vi lascio, torneremo subito. Grazie. Non puoi con questa parola.
Sapevo che c'era un brodo di Okay.
Calma. Panico.
Buonasera signore e signori, per vedere questa bellissima partita tra Crematura e Abitante. Oh, ok. Non so quanto stanno, ma nel dubbio per ora è 0-0. Allora, mi sai dire quanto sono i due giocatori? Assolutamente no. Perfetto. Ma anche io so. Allora, io ragazzi ho appena vinto. Oddio, Io ho appena vinto. Arriva, spacca tutto! Let's go, prema, let's go! Cosa? 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 No! Quando è? No! Adesso 3! Adesso 3! E quando sta? Non lo so! Ma allora, quante ne hai vinte? Due! E allora hai vinto e finito! A 2-1, ok, è testa 3, ma non è... adesso c'è la unghia ok, no, no, perché adesso tu, coglione, sei contro di me, on stream! E io mi casterò perché c'ho voglia, forse. C'è un problema qua. Penso che... Ah, ok, niente, è tornato. Posso? Posso? Sì, è che si era un attimo andato via il segnale, adesso è tornato. Ma posso? No, ma perché non ho stacca qua la tastuccia. Ah, va bene, va bene. Sì, sì, ho fatto. Grazie Ah, ma è abitante, io credevo fosse prematura, madonna. Abitante. Allora. Allora. Io buonasera signore e signori, sono signora qui e mi trovo qui presente a castare il famigerato match tra Rang Tm e Abitante. Adesso credo stiano bannando gli stage, ma non mi chiedete un cazzo perché io non li so. Allora, vedo che la chat è bella che è morta, quindi per le tre persone che stanno sentendo condividete questo su Twitter, Instagram, WhatsApp, Telegram, 4chan, cazzo ne so, Reddit, cazzo ne pare, tanto non ci guadagniamo niente da questo, quindi boffate che non lo fate. C'è un match e vedo che Ryang si trova sempre con il suo famigerato Cloud e i nomi sono anche al contrario, quindi vale la pena cambiarli, mentre Abitante è con il Captain Falcon che mi ha assolutamente fatto il culo, non so come, uccidendomi, però vabbè, vediamo che al contrario di me, Ryang sta battendo Abitante, almeno adesso, si trova a 93-10, ma questo è successo anche prima con Dudur, quindi non si sa, sta a 100 contro il Cloud di Ryan, de Manuel, vuol dire praticamente niente. Oh, buonasera Gambi, spero sia mi stia divertendo a vedere questa bellissima stream dove... noi persone di Umbria, Grifo Smash Italia, streamiamo l'Unity. Vediamo che Abitante e Ryang sono decentemente even, solo 50% di differenza circa. E adesso vedremo come va, perché Abitante sembra recuperare un po'.
però non si sa mai che va a finire contro lui perché ha preso una stop non ha detto un cazzo. Siamo tornati a essere even 0-0 con 6 minuti e mezzo rimanenti. Assolutamente no, credo sia fuori a fumabo. Non fumate ragazzi, ovviamente io sarò molto che cazzo ne so, non so cosa causa il fumo, non dovrei criticare nessuno, quindi dirò di continuare a vedere questo match dove sono ancora abbastanza even. Il Cloud Grind ha un decente vantaggio, ma non è molto, anche soprattutto contro il Captain Falcon di Abitante che dall'improvviso tira giù una spina a zero e sei morto, perché lo so, mi è successo precisamente 47 minuti fa. Non è vero, non ne so quando si è fatto il match. Ah, comunque chi gli frega, ho perso contro il Micro Demon, ma tanto boh, credo sto weekly sia minimamente serio. Mentre vediamo che perdiamo spettatori, siamo arrivati a 4. Nel dubbio condivido il link della stream sul canale mio, seguitemi, non ci voglio mettere il link perché sono troppo pigro e tanto non c'è sta nessuno su quel canale, quindi fanculo. Ah, comunque adesso credo che Cimolix stia streamando i risultati del TR Lucaster, e sappiamo già che Flebondi sia minimamente menzionato, ce l'aveva detto mi sa Cimolix a Flavio, non mi ricordo quando. Nonostante questo vediamo che Metante sta un pochino prendendo il cazzo, ma adesso vedremo una pelca a zero, lo so. Cazzo, non l'ho sbagliato, vabbè. Boh, vediamo un po' come va a finire, perché con Amitante non si fa mai. Una spike, aspetta al turno, che sta, adesso. Era un finale orribile, era un finale orribile. Preferirei che ti faceva vestivo, orco Dio. Mi sentite bestemmiare la mia arcinemesi Signor Down B, non sono io ovviamente. Siamo 1-0 per Rang. Poi alla fine detto la Grand Mister Fisentone Furioso 89. Ciao. Vabbè, ma comunque la bracket veramente niente, ha fatto col bot. Ok, diamo sempre gli stessi PG con le stesse alt perché boh, Ryan ci aveva di mettere quella. Ogni tanto mi devo scordare di rimettere la alt 4 di Chrome che è il Jellyfish, ma nonostante questo torniamo alla partita dove è abbastanza even, ma essere even contro Abitante non vuol dire un emerito cazzo. Ma poi mettono i VOD di sto weekly su YouTube, quindi boh, magari mi vedete sul canale di farla tutta sta roba. Penso sia updated. Boh. Sì. È del gas 30, è abbastanza updated. Madonna santa. Adesso si aspetta il mari. Allora. Allora. Ciao Marco 17, mi trovo qui nel bellissimo locale di Level 55 a castare per questi bei uomini che non vedete. Ovviamente c'hanno la webcam, però boh.
Ok, sì, è la bracket, quindi divertito, non so perché la volete vedere, tanto non so nemmeno perché vi frega adesso Whitney, in realtà non c'è che roba di me da fare. Sono io che sto castando, quindi potete vedere che sto scherzando. Per favore, non mi cancellate su Twitter, dove ho esattamente 69 follower e 420 seguiti. Ma niente a che fare con questo weekly, volevo solamente dirlo. Non li vediamo, ma sappiamo che sono belli. Esattamente, esattamente. Non posso dare un pugno a sta scrivania, a sto tavolo, perché è del locale, però vabbè. Esattamente, sono dei ottimi uomini e dovrete assolutamente comprare l'OnlyFans di Grifo Smash, che uscirà dopodomani, e lo decido. Cancello io, Marco non hai nemmeno Twitter, vaffanculo. Vediamo invece che il match è even, letteralmente di 0,3% di Oh, la back! La back incredibile! Recupererà da questo. Parmi. Oh, e invece sì, bello un wall jump che manco sapevo ce l'aveva, Galton. E va a finire 2-0 per Ryan. Cosa è best of 3, best of 5. È best of 5 o best of 3? Allora ancora un game si fa. Allora Marco, ecco la questione, a me del game non me ne frega né esatto e merito, quindi devi sentire parlare di quello che voglio io, oppure vai via, boh, la scelta è tua, io ho spammato il link ovunque. Allora, un ottimo inizio per Abitante, dove poteva benissimo uccidere Dying, ma purtroppo è uno dei top 10 in Italia, nonostante questo perde da una CPU livello 9 di Wario, ma non ne parliamo. Come tende a fare il cloud di Dying, inizialmente sta facendo un bel po' di percentuale. E... ok, sta iniziando a fare un bel po' di percentuale, ma come vedremo spesso non ha niente a che fare con il mondo del match, però invece ha preso una stock. Lasciate stare qualsiasi cosa io abbia detto, perché non è vero. Falcon Kick. Sta un pochino in vantaggio Ryan, ma vedremo un po'. Down smash molto bello. Io, ma gli ha appena camminato contro lentamente e ha fatto 6B? Marco, se non hai niente da fare, norma. Ok, Ryan mi sta un pochino perdendo abitante, ma oh! Ed è morto! È morto! Siamo 0-0, una stock di vantaggio per Ryan, però, quindi ah, peccato per Abitante. Per qualche motivo abbiamo come bio della stream Grifo Arena Smash e no. Ok, abbiamo cambiato la barra. Comunque, quando indietro è la Losers, non è un problema mio, Mark, perché io non sono dello staff e sono qui a castare su
permesso di nessuno, però una bella deck di abitante, molto simile a quella di prima. Il problema è che c'è quasi morto e probabilmente non è morto, ora è morto. Appena chiamato mio padre, ora fa parte della Griff Smash Lord. 3-0 per Rang. Colazione a Rang. Ora si aspetta il suo cloud per la first pipe contro Tiziano. Per chi non capisce cosa sto dicendo, potevate guardare la stream prima, puttane. Ora ascolterete roba che non ha nessun senso. Fermi, perché mo, allora, adesso no, perché uno dice, non sta la transizione. Allora, è ora che parlo a tutti quanti qui in chat. Ci stanno 3 persone. Va bene, 3, allora queste 3, non è vero, sono 10, maledetto, hai mentito. Allora, a queste 10 persone, il mio cloud è in grand final. E Tiziano dov'è? Io non lo vedo, io non vedo nessuno. Aspetta, mic drop tipo. Però lo ripaghi te. Uguale, lo ripago con i soldi dei tornei. Non guadagniamo un cazzo. Distrutti. Quanto io in realtà non potrei manco fare gas, perché se vincono i soldi, e io non posso farlo perché non ho 16 anni. Già. Allora, è scappato. Sì, è chiaramente scappato, è proprio un codardo. E di certo non mi messaggerà quando verranno rilasciati i VOD del weekly dopo di questa giornata. Una risatona da Marco, buon... Sì. Nessuno deve saperlo, esatto, nessuno deve saperlo. Immagino ti riferisci a Tiziano, ma vabbè, chi se... Ah no, ti riferisci a quella cosa dei guadagni soldi, vabbè, chi cazzo se ne frega, tanto mica verrà l'FBI per confiscarmi i soldi quando vincerò il gas, chiaramente. Tanto se droppa il microfono, come minimo si aggiusta. Beh. Quanto bufata questa però? Non ci posso fare niente, sono troppo stronzo. Beh, ora non so chi ci viene on stream, dovrei andare a chiedere a Ryan, quindi aspettate qua, vi prego, non ve ne andate, vi serve il vostro aiuto, altrimenti un bambino in Africa muore, addio. Allora, il famigerato Tiziano che nessuno ha visto, e con nessuno intendo Ryan perché boh, aveva voglia, quel famigerato Tiziano andrà on stream contro Kenny Ornitorinco, anche noto come Edo, e io casterò perché non c'ho niente di mai da fare, madonna, venivo qua giusto per parlare a persone che amano la pena conosco. Allora, se ti arriva la FBI e mi sequestra quel comodo di mod che ti hanno switch. Però le mod, da quello che so, non sono illegali. Poi dipende, perché si parla di pirateria. Praticamente ho una mod sulla Switch che ha a che fare con pirateria. Vabbè. La mappa del tuo. Qua sono arrivati i giocatori che non vi posso mostrare, posso al massimo far così. Ragazzi, no, allora tocca la crema deve andare via. Prima va via adesso. Prima va via e deve prendere la console, quindi. Vieni da montare, tanto devo aspettare. Va bene. Forse è meglio. Ok, Rango. Ovviamente questo va a finire su Grip, ma ce l'ho fatto anche la prima di finale. Sì, fun fact, questa cover non c'ha Chrome, c'ha ogni VG tranne Chrome. Fammi vedere.
Aspetta, bravo. Forse è qua sotto. No, 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 è spavato. Riconosci perché? Questa è Marte, questa è Lucina, questa è Ike. Non c'è Gigi. No, ma se, no, c'è, se lo vedi ci sono un po' di giri perché sono top di moda. Ah, no, ecco. Vabbè, sì, si ripete. Tu ci segue? Intanto l'avete messa la Switch? Sì, l'ho messo. Ah, ok. Ci sta seguendo? Da Marco Verdone al Fumero. E me vado a piano sta del più vero. Chi devo mettere a destra, a sinistra? Ti posso chiedere un sorso per sto morando di fede? Sì, grazie. Vabbè, non so chi sa ancora. Ok. Ovviamente. Ok. Allora, tutto bene, no? Con il microfono. È caldo nella terra perugina, ma neanche no, cioè, neanche no. Neanche tanto, perché ha piovuto poco fa, quindi non fa così caldo. Prima c'era un sole che spaccava le pietre. Comunque, l'ordine dietro di Edo di usare Sulk vestito? Sulk stranamente vestito. Stranamente vestito, poi è estate, ma non sente caldo. Vabbè, ha piovuto, dai. Quindi. Ma infatti questa spinta è basata su Grind, un personaggio di Xenoblade. Non lo so perché un amico mio è ossessionato. Ma ti senti a te? Sei sicuro? Perché sei un po' lontano dal microfono. Vabbè. Sì, se dovrebbe sentire. Sbeve, ci dicono, Marco 17. Sbren Sbeve. Per chi si ricorda il meme, complimenti. I rutti on stream, i caster che ruttano. Soltanto da noi. Ma come mai non c'è la player cam? Eh? Non c'è la player cam? Cazzo. Allora. Ma in realtà anche. Aspetta, tipo anche, guarda, qui. Vedi, proprio non l'hanno collegato. Quindi. Ah, ok. Non so se. Era. Attenzione, grab whiffata stranissima. Vabbè, dicevo, la lore dietro questa pick di Shulk me ne aveva parlato prima, adesso vuole che questo sia il suo ufficiale. Secondario? Beh, tosto da mainare Shulk, cioè più che altro da avercelo come secondario, perché se lo meni ok, se ce l'hai come secondario è dura perché è un ma personaggio beh. Difficile perché, oh, fell down here, cazzo. Mi aveva raccontato, c'è un tipo 70 di secondari, però gli dice che vuole che questo sia l'ufficiale.
Vabbè, comunque ha riportato a un qualcosa di simile a even questo game. Circa, perché, adesso si sta prendendo le picconate come in miniera. Buster, lo sai che io non conosco, non so bene cosa facciano le ARP. Allora, Tornado ARP Buster, Buster questa qui fa più danno però meno 9. Jump, come puoi vedere. Sì, vabbè, già da jump si capisce. Speed è praticamente lo stesso. Sì. Ah, non cambia niente? No, nel senso jump è lo stesso concetto, va più veloce. Ah, ok, sì. Sì. Attenzione, c'ha cioè più knockback e shield ricevi meno knockback. Shield? Shield è quello già. Meno knockback e? E basta. E smash? Oddio, smash. Evita il setup, smash, attenzione. Knockback ma meno danno. Tutti sti robi c'hanno. Ragazzi, 142 di danni. Comunque con questo up B spesso Kenny evita l'edge trap. L'edge trap molto semplice col down tilt di Steve. Attenzione, la grab lo prende da chissà dove. Attenzione up throw e la stop se ne va così. Secondario di Edo è il Phantom. Hai sempre ragione, ma È vero, è vero. Oggi ha scelto questo. No, la recovery così, purtroppo. Io sono molto deluso. Ma io non ho capito se dopo devo andare contro chi perde tra loro due. Io non so, io sto fuori da... La bracket non ho visto bene com'è. Aspetta, ce l'ho qua la bracket. Allora, vediamo un po' te adesso, sei... Adesso stai contro Burlu. Proprio adesso. Ma no, io già ho giocato contro Burlu. Ho vinto 2-0. Ne avevi visto? Ah, contro Prematura. Devi andare contro Prematura. Ah, ok, allora non posso castare, mi dispiace. Addio. Buon casting. Che angolo? Sì, Marco. Comunque aggiorniamo il punteggio. Stiamo 1-0 per Banana Joe. No, aspetta, ho messo 10, madonna. Allora, vedo che scelgono gli stage, cosa che ai weekly non si dovrebbe mai fare, ricordatevi. Sempre stessi VG e si vedrà. Alessio, mi porti ad un weekly umbro? Allora Marco, la questione è questa. No. Allora, Initial Games si trovano su Final Destination, stage peggiore mai creato dall'essere umano. Io lo odio perché uso Chrome, ma oltre a questo probabilmente è uno stage decentemente buono per Steve, ma io non lo so. Per quanto riguarda Shulk, non ne ho la minima idea. Probabilmente è decente, ma non lo so. Sarà la scelta Shield metterlo adesso. Sarebbe meglio magari lasciarlo per percentuali più alte. Nonostante questo, nonostante questo niente, stanno a giocare. È decentemente even, anche se è in vantaggio Banana Joe. Ma dove sei finito che sei scomparso? GDG non è qui. Ma noi non vendiamo. Ma noi... Ah, porco Dio, ne abbiamo messo la partita, porco Dio. Ci eravamo scordati che il microdemone di mettere la partita, porca mia. Vabbè, non so che dirvi, vi siete persi metà game. Vabbè, immaginatevi una stock di Steve. Esatto, non la volete vedere. Allora, direi che è abbastanza in vantaggio Banana Joe. No, scusa, Furry, mi ero confuso tra le percentuali. Direi che è abbastanza in vantaggio Kenny. Che fa SD? SD di Banana Joe? Madonna, mi ero confuso tra le stock e le percentuali.
Allora, è in vantaggio Banana Joe, almeno in questione di percentuale. Stock uguali, meno in quantità. E però vedo che Banana Joe c'ha pochissimi materiali proprio. Un cazzo. Ma è quasi cascato il microfono. Ok, allora vantaggio di stock di Tiziano e non è nemmeno un percentuale tanto alto, quindi direi che è abbastanza vincente. Credo sia best of five questa, ma non ne ho la certezza, probabilmente lo è. Bello air dodge. Allora niente nuovi commenti perché io guardo ogni 7 secondi. Stessa percentuale. Oh, ha ucciso da un nape. Stava a 85%, ma ha ucciso da un nape. Allora, io ripeto, non credo sia il tempismo corretto per mettere smash, per mettere shield, anche perché fa poco danno. Sarebbe meglio rischiarla magari con un buster all'inizio. Nonostante questo, non sembra una situazione molto bella per Kenny. Ma vediamo, vediamo. Non si sa mai. Vediamo, buster. Adesso è una situazione un po' rischiosa perché la percentuale è abbastanza alta e con buster... E ora lo sappiamo, 2-0 per Banana Joe. Cambieranno i PG, cambieranno qualcosa? Non lo so. Ma era best of 5 o best of 3? Best of 3? Allora abbiamo fatto, signore e signori. 2-0 per Banana Joe. E io continuerò a castare perché non ho niente di meglio da fare. State voi, mi ero pure portato il portatile perché Abitante aveva deciso di... giocare a Guilty Gear per qualche motivo oggi. Allora mi sono portato il laptop da gaming, dove dentro c'avevo installato Guilty Gear e non l'ho ancora preso fuori. Questo weekly è sponsorizzato da Estate della Pesca. Se scegli quello al limone sei una puttana. Io ovviamente quando insulto gli spettatori, i carissimi spettatori, sto scherzando, non voglio che siate genuinamente offesi. Dico perché, ripensandoci magari, commenta Guilty Gear. Il problema è che non possiamo streamare Guilty Gear perché siamo collegati a un monitor... che è conseguentemente collegato a un PC, quindi per streamare Guilty Gear dovremmo mettere su un monitor Guilty Gear e sull'altro ci dovrebbero essere OBS e qua non ci sarebbe spazio. E inoltre noi non siamo Grifo Guilty Gear, siamo Grifo Smash. Mentre stanno giocando a BDRP. Madonna. Chi va on stream adesso? Io contro Rind? Spettatore. Vado contro. No, in realtà non si va lui. Allora chi va on stream adesso? Devo fare il mio fratello e lo sta burlando.
ti opera. No, quella l'abbiamo già segnata. Quella l'abbiamo già fatto con quello. Intanto. Quindi dovete fare due tempi, grazie. Te contro chi è adesso la stream? Adesso è un stream contro chi vai? Che? Adesso è un stream contro chi vai? Io adesso devo aspettare che giocano i detto e che comunque da entrambi rischio di perdere malissimo perché sono partito. Scusa, non hai già giocato contro i Lego? Sì, adesso volevo fare una cosa per me. Rob! Che vuoi fare? Guarda. Vediamo un po'. Sono decentemente curioso. Ryan è in GF. Madonna, non me ne frega un cazzo. Boh, metteci Ganon, siete facendo il meglio. Non è finito un stream per tua informazione. Rifallo una terza volta. Aspetta, rifallo una terza volta, non stavo a stream. Non stavo a stream, neanche se fai 10. Sì, neanche se fai 10, forse non ti fai il video. Buonasera, Bello. Buonasera. Se ne dal PG molto. Perché boh? Bravo! Hai fatto la sconda! Il numeretto tipo 4, 5, 6, 9, 8, 9, 0! Come 0? Wow! Si sente malissimo, by the way. Bello, se devi entrare e iniziare a insultare la nostra stream, puoi anche andartene. Sto scherzando, ti prego, non te ne andare. Siamo molto disperati, non ci sta guardando nessuno. Comunque io non so come si sistema il volume o qualsiasi cosa sia, perché io sto qua solamente per castare, non so come funzionano i neanderi di OBS. Dopo questa piccola skit molto divertente... Che prof? Ah, dice che si sente malissimo. Io non so come si sta. Scusate la... Allora. Dov'è il magistino? Dov'è? Quello non è Steve. Ma chi è che allora, parla? Adesso siamo signora B e microdemone. Ovviamente prima di col tuo nome, poi il mio. È chiaro. Ci si sente? Allora. Sentirci si sente, il problema è che dice ci sentiamo del merda. Si sente, cioè ci si sente poco, perché qua il microfono dice che è al massimo. No, probabilmente intende la qualità. Sì, signora B, esattamente, si chiama proprio signora B. Forse Roberto Beto ci dice ciao, e noi lo salutiamo. Ci dice si sente un po' male. Come facciamo? L'audio del gioco? Ma l'audio del gioco? Ah, tipo interpreta. Ah, allora sai che vuol dire che ci sente troppo bene. Sì, perché qua la nostra voce è troppo suave. Ok, ok, ok. Adesso come ci si sente? Perché penso che era troppo alto il volume del microfono. Non ne ho la minima idea. Beh, questa non è la loser's fan, quindi è... Adesso come ci si sente?
Tanto che sono ancora le 11. No, aspetta, devo cambiare i nomi. Chi è che ha messo CPU di Donkey Kong? L'abbiamo messo io. Ah, ok. Allora, aspetta. Vai, Videco. Vai. Scrivi. Che scrivi? Banana. Qua ci vorrebbe una Omistock, eh? Omistock. Avete Omistock, no? Avete tipo una cancellazione del suo. Che manco so come si cambia il nome dei caster. Tanto vediamo. Ma chi ha fatto una Omistock? Ma non ho capito se stanno facendo button check o se stanno ridendo. No, no, stanno a giocare. Solo una aveva fatto SD e Ideco. Hanno fatto la Omistock? Sì. Assurdo. Chi è che ha fatto SD? Credo Ideco, non lo so. Ideco? Migliorato, ma non è questione di volume, è una cancellazione del suono. Ah, c'è troppo rumore? Boh, sì. Oramai non so come funziona. Anch'io. No, 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 lascia sta. Prima è questo? Prima si era distrutto tutto. Era questo? Microfono? Lascia sta, dopo distrutto. Non è proprio stream webcam questo? Però sarebbe il... Ah, è quella, ok. Lascia sta, lascia con me, se no... Va, okay, va. Non faccio nulla, eh. Però non è che qua tipo c'è, bisogna mettere qualcosa. Lanciamento, monitoraggio audio. No, no. Vabbè, dai, prima era troppo forte il volume. Allora, sì, io devo aver fatto sì. Vi siete beccati tutta la stream col volume sparato al massimo, quindi tutto distorto tipo meme. E mi dispiace, però... A me non dispiace, cavoli loro. È stata molto meme come cosa. Non so in realtà come si sentiva l'audio, ma vabbè. Manchi. Comunque questo game vediamo che... Beh, un buon spot, Banana Joe. Vabbè, contro Mac vuol dire poco e niente, anche perché si sta caricando. Sì, Kyo Punch. Beller Dodge, attenzione, Kyo Punch carico. Okay, evita il down air. Carretto che si scontra contro il blocco. Okay. Classiche cavolate che fa Steve. E si studiano, si aspettano. Molto paziente Banana Joe, molto paziente Deco. Aspetta di... Sta aspettando a Reed, lo so. Sta aspettando di prenderlo a terra. Sta aspettando... Oh. Attenzione! Deco si prende il primo game. Bella Reed. Deco si prende il primo game. La bombetta va giù. Allora, stanno a bannare i stage. Allora, io... Voglio parlare di qualcosa che non ha niente a che fare con questo match, quindi dirò di recente ho iniziato a giocare a Punch Out Wii, che è un gioco che sono abbastanza sicuro nessuno conosce, perché letteralmente... Come si chiama? Punch Out Wii. In pratica... Punch Out Wii. Per la Wii. Per la Wii. Ah. Ci avranno giocato tre persone di conto. Io giuro. Non l'ho mai sentito, onestamente. Io la Wii avevo tantissimi giochi per la Wii. Ma mi sono venduto un poco più di un milione di copie. Ed è un gioco first party di Nintendo. Beh, per gli standard della Wii, un poco più di un milione è veramente poco. Eh sì. È un peccato perché è proprio un bel gioco, mi ci stavo divertendo tanto. Attenzione, già block, però non prende chissà che punish. Va bene. È comunque un, diciamo, vantaggio per Ideco, che sta 80-0. Però contro Steve e contro Mac, le percentuali... Ma non ho gioco qua, si è messo lì, ha detto, io ho deciso di camperare. Su questo stage me lo posso permettere, perché comunque c'è tutto più spazio. Attenzione, la picconata. Oh, bel down air. Stranamente l'ha fatto tipo... out of shield, ma penso si possa fare, tanto Steve ormai non mi stupisco più di niente. Ormai Steve non è più di questo gioco. Qualcuno ce l'avrà aggrato dentro. Punch Out è il gioco di Little Mac. Attenzione. No, beh. Riesce a capire che avrebbe whiffato il fair, è rimasto fermo, ha fatto il KO Punch. Quindi vediamo un'idea che cosa inventa molto, sempre roba nuova. Praticamente è on fire. Ah, proprio stava a distruggere la grappling. Vediamo un Banana Joe tutto col drip di legno, tutto picconato di legno. Attenzione, il carretto lo prende, non mescia, si prende l'up smash. Attenzione. Up smash. In quei casi forse è meglio meshare. Air dodge, si evita il side B. Io ogni tanto proprio mi scordo. Bella tech, però è Steve, sa già
come deve teccare i propri stessi blocchi, ci mancherebbe. O attenzione col down smash, lo prende. È rimasto troppo tempo alla ledge. Cercava il mix up. Carretto into fair diamante. Molto illegale. Anche questo appear è stato parecchio strano. Air dodge non lo legge. Cioè, ha provato la read ma è andato dall'altra parte. Punch out il gioco di Little Mac. Io non l'avevo mai giocato. Cioè, non sapevo manco che fosse per la Wii, però so che... No, non è che sta per la Wii, è proprio un gioco diverso. È tipo un mezzo remake dell'originale. Ah, remake, tipo... Oh, attenzione, questo è Smash! Con quale pazienza... Con quale pazienza Hideko riesce a prendersi le hit? Però, qua, attenzione... Togli da una brutta situazione, invece no, rimane lì. Attenzione, oh, counter. Questa è... Carretto, questa è la kill. No, o oh, sì, sì, è la kill. Non c'è molto che poteva fare lo stesso. Cioè, probabilmente... grab? Probabilmente Little Mac poteva recuperare, però visto che c'è stato lo stick di fronte, non poteva fare molto. Se guarda. Ecco, si sarà reso conto che spessissimo la gente lo scuda ha cominciato a grabbare molto più di quanto faceva negli altri wiki. Almeno per quanto ne so. Attenzione, la combo, la combo. Stava a provare a... Immagino, oggi è l'ultimo che evita l'F smash. Immagino stava a provare a cisarla. Attenzione, che io punch, brutta per Tiziano, Banana Joe, Stefano Miniera. Attenzione, aspetta. No, non è morto. No, perché non ha fatto... Non è morto. Attenzione, ragazzi. Intanto lui sta lì, aspetta. Questo è proprio un gioco. Questo è il gameplay di Steve. Attenzione, la B. Aspetta, cade il telefono. 2-0. È così epico che mi fa casca il telefono. Ed è due... Indovinate, mi ribecco contro i deck di nuovo. Dai, vai andare al stream di nuovo? Sì, dai. Io non decido un cazzo, quindi... Qua. Decido un cazzo, quindi dovrei chiedere di porra. Oh, Gendai, buono. Bravo, Ilico. E vanno on stream di nuovo Microdemon e Ideco. Buon per loro. Io non credo di essere mai stato on stream un week. Vabbè. Allora, ciao Ale, ciao Gendai. Spero che... Boh, non spero niente. Buon per... Ciao, ciao, ciao. Gendai, ma lo sai che prima c'eri te on stream? Wow. È vero, è vero. I'm always up for some Grifo Smash Weekly. Va bene. C'è... Non lo so, vabbè. Divertitevi a guardare questa stream dove io casto perché... Boh, c'avevo voglia. Nessuno mi ha chiesto se volevo castare, non ho chiesto conferma a nessuno per castare, ho semplicemente detto, oh, vengo qua e parlo. E quindi eccomi qua a toccarmi i miei magnifici capelli mentre osservo a una telecamera. Mentre i nostri... giocatori sono decidendo gli stage da bannare, cosa che io i weekly non faccio mai. Madonna, i weekly si chiede a una persona, oh, vanna su PS2, te dice di sì, è un'ottima persona, te dice di no, l'ergasto. Vabbè, decidessero loro, io non sono Ideco. Soprattutto perché sono uscito dal torneo, ho perso, ho fatto 0-2. Quindi non ho il livello di skill per giudicare i nostri due magnifici giocatori. Quando so coglione ancora andare in giro con la mascherina. La famiglia mia mi ci piava il culo. Forse rimango anche abbastanza per commentare la first five di Banana Joe contro Pike, cosa che spero di fare.
Addio Marco, il Covid. Adesso qua Perugia inizia un po' a tornare al Covid, un professore mio gli era preso il Covid. Alessio Casta ai Montli. In realtà lo farei, sembra proprio bello. Ma quando inizia il gaming? Boh, ci stanno a mettere 7 mesi per bannare 4 stage in croce. Non lo basta. Stage decente, non credo sia vantaggio per nessuno dei due giocatori. Certo, probabilmente lo è per Little Mac, visto che ci sono meno piattaforme ci sono, meglio è per lui, però vabbè. Ok, adesso inizia il gaming e inizia anche l'apparizione di Ryng. Va bene ragazzi, siamo tornati e immagino che questo sia Loser Semis, visto che già si sono beccati questi due. Aspetta, adesso per lì. No, ne sono 99% sicuro che è Loser Semis. Per qualche motivo non mi stava aggiornando il film. Vabbè, allora idea è qua, Microdemon è qua, dove si incontreranno in Loser Semis. Toccherei aggiornarlo la Praga. Va bene. Intanto, allora, da un po' che vedo che Microdemon è già stato anche dei Daft Punk. Sì, anche io. Io ogni tanto, cioè non ascolto tanto canzoni di Daft Punk. Vabbè, io le classiche, giusto le classiche. È morto, c'è pure il KO Punch, quindi ok, non ce l'ho più. Oh, oddio, stava per venire addosso il Gyro. Sta facendo delle mosse, Microdemone, per usare un termine. Una cosa, prima la bio la stream era quella del gas, quindi mi ricordate magari di cambiarla. Ah, è vero. L'ho cambiata io, Rafine. Grande. Attorno al globo. Oh, qua si prende un'altra stop, Irigo. Invece la prende. Niente. Vediamo un po'. Direi che adesso sta un pochino distruggendolo il signore. Sì. È parecchio dominata questa partita, ma Edgeguard che non riesce. Anche prima ha vinto Irigo, quindi... Allora, due stock intere da recuperare, però è più che possibile per Little Mac, per Rob. Alla fine basta un edge guard, un 0 to death, o volendo anche semplicemente un neutral giocato perfettamente, perché se Rob gioca bene, Little Mac letteralmente non gioca. Ma non è proprio esclusivo a Rob, diciamo. Sì, per carità, ma secondo me Rob è uno di quelli proprio in particolare che davvero a Mac non lo fanno giocare. Sì, direi. Oh, attenzione, è questo free. Cioè, lo spike più free della storia, letteralmente. Non poteva fare realisticamente niente lì, Deco. Aspetta che il dodge, molto bravo, lo punisce. E c'è more. Ed è 1-0 per il Deco. 1-0 per il Deco. Allora, ragazzi, aspettate un secondo che vado un attimo ad aggiornare le bracche. Mi sai dire quanto è finita i Deco Banana Joe? Mi sa 2-0 per i Deco, no? 2-0 per i Deco. Rob merda, hai completamente ragione, Gendai. Rob merda. Ho perso contro Microdemone che stava usando Rob. Primo game stava usando Jigglypuff, aveva vinto. Alla fine non mi posso lamentare, sta solamente scegliere i PG migliori per vincere. E alla fine è il motivo per cui stiamo giocando Smash per vincere. For FR, French Revolution, esattamente, Gendai. Allora, ci troviamo su PS2, lo stage migliore dell'essere... da quello, va bene. Io non giudico i player di Rob, anche perché utilizzo un PC che non è socialmente accettabile dalla community di Crypto Smash. È vero che mi capisce al volo. Certo che dai. Certo. Allora, strano come non ci sia rap on stream, ma vabbè, ci avrà roba di meglio da fare. Come tipo accarezza i gatti alle 2 di notte, boh. Vediamo invece nel mentre che Micro ha preso una stock, ma nonostante questo
sta anche messo bene in percentuale idico, soprattutto per un PG come me che sfiora e se è. Adesso sono circa even, anche se niente, dicevo, anche se c'è il vantaggio di percentuale micro, ha fatto sta piccola combo minuscola, ha preso un po' di percentuale e vediamo come se la giocano. Oh, c'è ancora il KO, Inigo, vediamo un po'. Lo potrebbe tirare addosso, aspetta una read, vediamo un po'. Non si sa mai che fa sto pazzo. Oh! Una bella strategia, gli vira il gyro e poi lo pisce. Abbastanza inaspettato. Adesso però... Oh! Bello recuperare col counter, ma non l'abusare perché adesso inizia a essere un po'... abusato. Allora si trova a legge, direi che Ilgo ha un netto vantaggio di due stock e mezzo, di una stock e mezzo. Oh, 94% e direi che non gli rimane molto a micro. Però non si sa mai, Rob è un PG che, ovvio, non ha niente a che fare con il mio album. Dayom, per vent'anni, molto bello. Ok, ha preso una stock micro, quindi potrebbe ribaltare la situazione. Però è comunque in netto vantaggio di percentuale idico. Questo... Nonostante questo niente, micro lo tira offstage e qui potrebbe morirci, no? Perché con la spada... Oh! Riuscirà a recuperare? Riesce a recuperare ed è morto. Oh beh, uno pari. Grazie micro demone per farci vedere come si perdono i più due. È vero. Allora, stanno ancora bannando. Solo nel controllo del video. Nel controllo del strafo. Hai visto lo spiegare dove... Facciamo stare il match, a me non me ne frega, manco lo sto seguendo. Ok, a parte gli scherzi, direi che siamo abbastanza even. Però micro, cioè, Ideco si trova su Smashville, che sono abbastanza sicuro. È uno stage un po' di merda per Little Mac, soprattutto con l'abuso che abbiamo visto di prima delle piattaforme. Ma boh, magari riesce a trovare un metodo per sopravvivere, vedremo. Oh, bello up smash, e prende la prima stop. Allora, ora, Irigo si trova in, direi... una percentuale un po' pericolosa, però anche il KO Punch e il Rage che potrebbe ucciderlo in una singola mossa, e ha perso il KO Punch, direi che è abbastanza morto. Oh! Bello smash! E non è ancora morto, stranamente. Ah, poteva punire meglio quel counter. E ha preso la seconda stock, sta andando davvero bene, io dico. Però vediamo, magari ancora Rob riesce a recuperare, come
Come prima. Oh, finalmente muore. Non che io voglia che mi recuperda, ma io voglio che un PGL 200 muoia. Ora hai il gyro idoco, che può portare a situazioni davvero burlasche, proprio ilariose, davvero intrattenenti. Mentre abbiamo quattro spettatori di cui nessuno sta commentando in chat. Oh, Idoco si trova con il Keopan e non ce l'ha più. Peccato. Trova anche in una percentuale abbastanza alta, però così è per micro demon, quindi potrebbe anche finire anche utilizzando il rage di... Ok, lasciate stare qualsiasi cosa che ha detto. Siamo tutti, siamo entrambi in last stock, nonostante sia in vantaggio di percentuale Idoco. E adesso vediamo un po' cosa fa, perché lo grabba e niente, è solamente un fail. Ok. Vediamo un po'. Oh! Forse riesce a recuperare. Stanno in una percentuale abbastanza simile. Ok, non più. Forse riesce a recuperare. Forse gli tira un F-smash in faccia e muore. Vediamo. Oh, nail. Anche... Oh, ha sprecato il KO Punch, ma può sempre ucciderlo con un F-Smash a caso. Anche un F-Tip. No. Oh, peccato. Beh, 2-0 per Idoco. Non commenterò su questo, dirò solamente non abusate del free control. Questo finirà su un account Twitter che dovrete tutti seguire, cioè Moments that predict unfortunate Grifo Smash Moments. È un profilo abbastanza morto, ma boh. Probabilmente tra poco me ne dovrò andare dal casting, quindi boh. Sono fatto, non ti preoccupare, io sono tornato e adesso credo stia giocando la sorella di, cioè, scusa che dai, sono tornato e credo stia giocando contro la CPU la sorella di Idoco, ma non ne sono sicuro, non posso confermare. Mi spiace un po' per micro perché posso capire la frustrazione che ha, non era riuscito a punire bene perché aveva fatto dalla direzione sbagliata l'ex mesh ed è stato quindi punito subito dopo, aveva tirato il controllo per terra, adesso ha parlato un po' di lui, anche lui credeva il risultato era un po' di merda, voleva anche lui un po' che vinceva,
Io non so cosa dirvi, io vi dirò solamente che non tentate, non fate la droga, non tentate, non sbattete i controller, giocate a Doom Eternal e comprate Source. Sei tu, chiaramente sono io, sono proprio un bel laccio mio. Beh, credo inizi tra poco la first five di Ryang contro Banana Joe. Ne ho parlato prima, in pratica adesso si è fatta una mezza scommessa dove il Cloud di Ryang può vincere una first five contro lo Steve di Banana Joe. Questo è Bracket? È Loser's Final? Ah, allora è Battle 5. Scordatevi quello che ho detto, questa è Loser's Final tra Ideco e Coso Abitante. Quindi stanno bandando in stage. Non sta abitando due volte. Ma te come torni a bastardo? Tramite un veicolo noto come macchina, Dio me. Che dai, madonna. Una macchinata di mezz'ora da qua, bastardo. Un po' una rottura ogni volta che devo venire qua, soprattutto perché io non ho veicoli, non c'ho manco il patentino, ci devo portare qua papà mio, mi dispiace sempre doverlo disturbare. La questione è che poteva comunque essere peggio. Va bene, aggiorniamo un po' qua e vediamo il giocatore. Sì, questa è, sì, questa mi sa è quella del Ryang. Little Man. Vediamo un po' se si faranno altre burle con... Non lo so. Se si faranno altre burle con il Captain Falcon di Abitante. Ah, vero. Spero che non lo fai la stessa volta. Andiamo un po'. Nessun cappuccio rosso. Però animazione. Sì, ciao Gendai, buonanotte. Ogni do hamburger per chiunque pubblichi i VOD, ma non è che dai amici, pensate che sia chissà che cosa. Allora, entrambi nella seconda scala. Abbastanza simili. Ideco sembra fare alcune belle, però non so, invece recupero, non si sa mai, non potrebbe distruggerlo caso il signor abitante, che si sa, lo sappiamo come potrebbe riesca a tirare fuori le burle di burleschi che esistono. Oh, dei rami. Davvero una sì, sta vincendo Abitante. Vabbè. Oh.
Bel left tilt, dai. Bel left tilt, dai. Dai, dopo. E vince Ido. Adesso siamo a 0 per Ido. Aggiorniamo un po' i e ballano e gli spettatori. Ci abbiamo 7 spettatori di cui assolutamente 0 contribuiscono alla chat perché ci hanno detto. Ok, allora stessi PG, stesso stage, stessi giocatori, sarebbe un problema se fossero giocatori diversi, ma comunque stesso gioco, stesso switch, stesso passiamo al gioco, entrambi prima stock, entrambi abbastanza simile situazione. Direi che provo a fare un edge guard abbastanza strano, ma non credo sia quello l'obiettivo di Little Mac. Piccola string, molto buona. Doveva fare un red punish migliore abitante, ma prendere prima sto video. Vediamo un po' se magari abitante riesce a fare una delle sue abitazioni. E ora il Kero Punch dico, quindi. È già il secondo stop, è abbastanza veloce questo match kill un po' bel camp. Forse poteva capitalizzare il view, ma sarebbe stato un po' rischioso e riprenderli abbastanza una versione buona per poter garantire in tempo. Ha provato un edge guard un po' rischioso, ma purtroppo non ha funzionato e gli è costata la stop. Nonostante questo sta comunque a una alta percentuale, quindi poteva rischiargli lo stesso. Poteva quasi colpire con l'air smash. Poteva essere ben edge guardato e ucciso. Però invece fa questo F-tilt ed è 2-0 per Ido. Andiamo a game 3 per 2-0 per Ido. Io non so chi è sta qui. Stessi giocatori, stesse skin, stessi PG, stessa console, stesso gioco e stessa live che vi prego guardate, mi sento molto solo e tra poco dovrò andare via. Però stavolta è uno stage diverso, stiamo su Battlefield al posto di Small Battlefield. Non ho capito il nome Small Battlefield perché le dimensioni sono le stesse, le piattaforme al posto di 3. Beh, non è questo il punto di live, il punto è che Ido sta vincendo 2-0 e sta anche vincendo in questione di percentuale, dove appena preso la prima stop è abbastanza velocemente, direi, quasi 30 secondi. Bella string. Il che io faccio è idiota, ma come ha fatto a non andargli bene? Potrebbe egli andare via adesso, giustamente è stato colpito 7 volte. Ok, ha provato un hitcard abbastanza rischioso, idiota, però non ha funzionato. Se intanto non ha toccato, ok, vediamo un po'. Allora, bel counter da Ideco,
anche se era un po' inaspettato, proprio io non mi aspettavo che Britante attaccasse. Ok, up smash Britante, siamo 2 stack a 1 per Idoku. E a questo punto direi che Idoku è in netto vantaggio sia di punteggio sia di stock, sia di percentuale. Direi che Idoku è in un'ottima posizione. Abbastanza in ritardo, così che non poteva leggerlo. Ok, hai il Teo Punch. Ah, peccato. Voleva provare una rib che posso ben capire. Ok. Uno stato pari, anche se Idoku ha in mente passaggio di centrale, ma. Bella ledge trap da Idoku. E questa è 3-0 per Idoku. Idoku sta davvero andando molto bene in questo torneo. Io tra poco devo andare. Se vai anche adesso. Vabbè. Mezzanotte 20. Vuoi giocare? Non so quale sia il match che andrà on stream, ma nel dubbio vi dirò che. Boh, non so che vi dico. Facciamo la festa così finiamo lui. Questa è Grand Final. Sì, Grand Final. E indovina chi casterà? Porco Dio, se non cassi sto match, madonna. Trovo qui. Mimmo desidera castare? Vai a castare. Ho fatto la best of 5 contro Scraus, di Brawler contro Sparaccetto. E ho vinto utilizzando Spadaccino. Vabbè. Sì, ma è più un personaggio così. Sì, no. Tipo non lo tirare fuori in torneo. Quando ci ha provato è andato a finire merda, quindi. Ah, perché là se non si rimane di setup è la sera. Anche quello è un po' la questione. Guarda, non c'ho voluto tre. Grazie, desidera castare. No, grazie. Vabbè. Volevo giocare con te. Però io devo castare. Però io devo castare. Non prenderla come lo film, cioè io ci giocherei, il problema è che la questione è questa, piastro qua, faccio e basta, vado a girare con te, devo andare là, prendere il controller, collegare a Switch e no, tutto. No, certo, facciamo. A parte probabilmente manco riesco a castare il set inter, probabilmente faccio un game e vado via. Se vuoi venire qua, vabbè, no, io... e tanto non devi giocare con nessuno, vale la pena armare qua. Non ho idea di quello che... direi. Vabbè, ma anche io in realtà sto tirando roba a cazzo. Ah, persone che manco mi ascoltano. Ah, però è arrivato Just Free. Buonasera. Allora. Ti trovo qualcuno. Va bene, va bene. Allora, nel mentre cambiamo i giocatori abbiamo Frying TM. Va bene. Sta come rispondo. Frying TM contro Idoku. Ok, entrambi 0 a 0. Allora ti lascio. È best of 5, no? Sì. Ah, ok. Vabbè, ti lascio. Anzi, no. Che scende? Tanto lo stesso per finito, ma con questo. No. Just Free, cosa desidera dalla mia presenza, buon uomo? Questo è Thank you.
Signore Apriano. Avanziamo in mente. Lei invece solamente Cree in 69. E sono letteralmente gli stessi VG che hanno usato in tutto il torneo. Io non so come commentare questo. Letteralmente. Non sto perdendo le parole. Buonasera, Reato. Allora, vediamo come Manuel Toro vincerà questo set. Allora, vediamo se farà il classico platform crumping oppure se ne avrà bisogno. Vediamo. Bel per. Guarda, finì sempre con i game dove usa Cloud, che all'inizio c'ha il netto vantaggio che fa tipo 100%, e poi da là è iniziata davvero la partita. L'avversario di solito recupera e va a finire sempre in terza stock alla fine. Sta a dormire, mica lo vedo. Ok. Sono altre 8 volte di questo. Sta a dormire, te vede? Vabbè, ci sono. Comunque, guardando il match, Hideko sta a 2 stock mentre Ryan sta a 3. Questo non vuol dire niente perché Hideko può fare la bella napoletata con il nostro famigerato boxer. E anche il KO Punch, quindi questo è anche ben più possibile. Vediamo se farà qualche read pazzurda. Ok, però niente, lasciamo stare perché invece Hideko è a 1 stock mentre Rang è a 3. Qualche motivo ha tenuto quella grab. Ah cazzo, peccato per quel Natural B. Direi che Rang sta giocando abbastanza bene contro Hideko. Però vediamo. 69. 96. Non più. 69%. Tante. Ancora. Oh, ma sì. Ah, peccato. 3 stock per Ryan. E siamo... Allora, guarda, 69, dice, allora, saluta. Madonna, salutalo per me, io amo i gatti. Allora, siamo 1-0 per Ryan. Come si chiama il tuo gatto, Cree? Però, qui posso toccarci chi? Sì, sì. Aspetterò 7 mesi per questa risposta. Allora, vediamo se cambieranno tipo i PC. Hideko sembra pensarci. Hideko mi deludi. Mi deludi. Ho già la marcia, indovina, se giocasse a Smash, mescerebbe. Masha, ne ho 4. Va bene, salutami Masha, dagli anche due coccole per me. Io amo i gatti. Attenzione, vediamo le capacità in neutral. Vediamo un po', perché questa è la prima volta che vedo i Deku usare un PG che non sia Little Mac. E vediamo un po' come gli va a finire, magari... Vediamo questa Paramitra che gioca molto a terra. È influenzato da Little Mac. E infatti vedi... Vedi anche... da un air che non entra... Vedi anche Rang prova a mandarlo off stage come fosse Little Mac. Rang se la prende comoda, aspetta. Oh, vediamo, perché è abbastanza even, ma vediamo come va a finire, perché potrebbe... Legge la roba. Bella read. Bella read. Se arriverò mai un quinto gatto, giuro lo chiamo. Signora P, grazie mille. Just Cree. Ne vado molto fiero. Oh. Attenzione. 2 stop pari, stessa percentuale, vediamo un po'. Oh, e tanto hanno i giocatori. Io non credo avrò mai le palle di tauntare on stream contro qualsiasi persona, anche fuori dallo stream, vabbè. Ah beh, è in vantaggio di percentuale adesso Hideko, ma vediamo un po' come va a finire, perché... Oh! La spina strana di Cloud. Allora, sono 2 stock a 1 per Ryan. Dovrebbe magari cambiare di più a Pyra. Guardate quando parlo.
altro B. Prova la lead del secolo, ma purtroppo non è a quel livello ancora. Attenzione, ci va più close, compare il mitra, che te lo dovrebbe mai aspettarlo. Ok, oh, un ottimo. Aspetta. Partita, bene. Idigo rolla anche perché... Game. 2-0 per Idigo. Mi sono ricordato che qui sono quindi... Ok. Idigo rolla un sacco perché ricorda la roll di Little Mac che è stra buona. Possibilmente. Possibilmente, ma non lo so. Io non uso la mente di Idigo, non sono Idigo e... Dopo che un po' se tornerà con Little... Oh, grazie. Ah, lo stage. Va bene. Adesso non so se magari... Idigo di nuovo cambia personaggio, riprova ancora con Pyre Mitra, tanto non è che ha molto da perdere perché alla fine è un weekly, zio, però credo l'abbia già... ha già vinto un weekly, Idigo? Non mi ricordo. Non penso. Final Destination è... peccato perché Final sarebbe proprio un bello stage per Little Mac, ovviamente è un po' una regola universale, meno piattaforme ci stanno su uno stage meglio è per Mac. Signora B mi fa male la gola, madonna anche da me, sto parlando tipo 3 ore sia di roba assolutamente inutile sia di Smash che è assolutamente inutile. Ok, Idigo, vediamo un po' se sta decidendo. E Idigo prova con il Nickname, stavolta con una skin diversa. Ancora i topi! Non riesco a mollare. Allora, vediamo un po' questo match. Allora, ancora... in vantaggio di stock per ora è Flying, che è, scusa, in vantaggio di percentuale, ma vediamo un po'. Oh, bella read. Ok, ora Idigo ha il Kill Punch, quindi potrebbe tirare fuori. Sai che cosa? Probabilmente è meglio se lo tiene per la prossima stock, anche perché ora non sarebbe molto utile, però invece l'ha appena perso. Buonasera. Appena passato qua Tiziano e Idigo perde la prima stock. Mi sono girato un attimo, non ho visto com'è successo. Mi sembra bello. Forse. Vabbè, comunque. Nonostante è in vantaggio di stock, Rang è in una percentuale un po' critica, soprattutto contro Little Mac che ogni tanto desfiora e sei morto. Mi sa l'avrà detto 7 volte su sta stream, ma vabbè. Che prende. Ok, adesso gli si sta iniziando a alzare anche la percentuale Idigo, che è un po' un problema, perché... Sì, è una percentuale pericolosa, ormai il Kill Punch se lo usa o non lo usa, tanto 112. Sì, poco cambia, prima uccide... Mette in una posizione molto pericolosa, dove lo prende anche... Ah, e credo sia morto, sì. E questa potrebbe essere la fine del set, ma vediamo. Se sa mai... Ha provato la read, anch'io la facevo. La lettura... Anche io lo facevo online, quella cosa... La lettura di tarocchi. Sì, proprio a inizio stock, leggere la roll quando sei invincibile. Just Chris 69 ti diventa un complimento e ti dice... Sei bravo a commentare. Grazie Just Chris. Credo sia la prima volta che io abbia commentato per più di 3 minuti. Una volta l'avevo fatto che stavo a guardare la stream, quindi io commentavo 3 minuti più tardi. Un counter molto carino. Il punch che si carica... Sì, credo. Smash che non entra parte 2. Sì, credo che non abbia molto oramai da fare. Sta da stock a 0. Vogliono giocarsela entrambi diritto. Tanto entrambi stanno dopo che andrà il set. Sì, Little Mac è un po' forzato a giocare così. Buonasera. Diciamo che sta giocando un po' più. Peccato. E finisce qui il numero 70, 62 di Gruppo Smash
ci sarà una 4-5 di Rhine, però io adesso devo andare via perché ci vuole mezz'ora per andare da Perugia a Bastardo. Quindi Just Tree, che sei l'unica persona che oramai sta a guarda qua, ti saluto, grazie per metti al casting. E saluto anche i nostri fantastici giocatori. Ragazzi, adesso c'è Salty Suite Rhine Cloud e indovina che deve andare via. Mi spiace, ma ho aspettato fino adesso. Ragazzi, allora spero che si troveranno caster per questa... com'è che lo posso chiamare? Per questo incontro leggendario. Se troviamo qualcuno che casta, se troviamo qualcuno che casta, ragazzi, ne vedrete delle belle. Psyche continua a castare, ho 5 minuti senza muovono, li ammazzo, porca puttana. Allora abbiamo Rhine contro Banana Joe. Io, previsione mia, va a finire 5-2 per Tiziano. Bentornato, grazie Cri, però tanto non rimarrò per molto. Allora cambiamo scena. Ora sì, Bastardo gran paese, madonna. Io non so, allora un po' di piccola lore di Bastardo. Il nome di Bastardo è nato perché c'era praticamente nel mezzo del nulla sta centrale idroelettrica, la gente ha iniziato a costruirci casa attorno. E in pratica a Bastardo ci stava sta osteria di cui era noto che il proprietario era un bastardo. Allora era nata l'osteria di Bastardo, così proprio per il nome. E visto che era un po' la cosa più notevole di questo paese, adesso il paese si chiama Bastardo. Fine discussione di Bastardo, inizio discussione Steve Merda. Allora, io onestamente tifo per Banana Joe perché odio che odio. Odio di più Stigma, vabbè, fissione. Non proprio il motivo per tifare. E arriva il Black Wolf, buonasera. Stato a tutti. Tornate, si vede, si può fare. Dove sei stato fino adesso? Ho giocato fino adesso. Nel senso, fino a sto giorno. Ah, io? Tu? Chi yeah. C'è c'è sta. Le speedrun. Le speedrun? Che cosa? De? Di Climax
Vabbè. E adesso rimango qua, incasto solo sto singolo game, tocca vedere come va. No, allora vi spiego, questo in realtà non è Grand Finals. Hai visto oggi sul gruppo WhatsApp Cristiano aveva postato una matchup chart di Steve. Ah, tipo la Dervis, se... tutti erano incazzati perché aveva messo Cloud su più 2 o meno 2, non mi ricordo. Veramente? O più 1 o più 2, non mi ricordo. E vabbè, aspetta, ce l'ho la foto. Cioè, io visto che io pensavo che tipo... Vabbè, lascia stare, tutti erano incazzati di questa cosa. Mi sa che aveva detto qualcosa come non c'è mai stato un Cloud che abbia battuto il prestito. E allora Ryan si è incazzato e ha detto stasera 4-5 per mostrarti che sei un coglione. Questo allora è vero. Allora te lo sai, io abito abbastanza, no? Come no? Vabbè, io abito abbastanza, non so se conosci il paese. Ti ha spiegato come veramente? Mezz'ora di macchina. Vabbè, io ho spiegato perché è nato questo nome. In caso riguardi il pod, guardaci un attimo. È una storiella carina. Parliamo del game. Stiamo 3 stop. 100 fuori assodato. Ok, due stop pari. Vediamo un po' se. Sì, tocca vedere. Dai. Vediamo un po' se Ryan riesce a trovare qualche cazzo. 86% da ammazza. Allora, vediamo un po'. Quello al limite era un po' sprecato con quella prima, vabbè. Steve contro Roma. Allora, lui l'ha messo, l'ha messo su Iver. Okay. Se parliamo del giocarci contro, mi sta sul cazzo, ma probabilmente è una divisione che ci va decentemente. Direi l'unica cosa che dovesse perdere direttamente Grom è magari la recovery, se no sarebbe probabilmente più 1 più 0,5. Infatti qua c'è tocca vedere perché però tutte queste cose nasce qua si c'è morire ma Steve da fastidio potremmo riassumere tutti e dire che Steve da fastidio. Guarda, ma ti rendi conto? Io mi rendo conto, sì. No, è un vincitore. Mi sa che questa fila vincerà anche. E... No, se letteralmente guardate cosa succede. Io me ne vado. C'è una porta a casa. Addio gente. Vai. Non c'è più sacco. Ma la tangi di basta. Rimasto da solo. Ma nessuno vuole venire. Noi. Ma non è rimasto da solo. Almeno. Comunque, ho visto fuori mentre fumavo il match di prima. Ci stava, te. È un buon Cloud. Ho giocato in Grand Finals. Forse devi stare attento, soprattutto perché vedo che, tipo, vedi, cerca sempre di caricare il più possibile il limite.
molto spesso i cloud cercano di fare il meno possibile. Quando per il mio stile, se inizia a scappare, speriamo perché sono andato a fare Poi verso l'ultima stock di Tiziano c'aveva poco materiale. Sì. È quello l'handicap di Tiziano. C'è anche un brutto il GPS incorporato. Letteralmente per distanza ha aperto il libro. Oh, salve, sette fanno. Ecco, bonsai B. Attento, solito carretto, quella smash, no? Ci arriverà quel TNT? Ci arriva. Ah, abitudine nel saltare quel carretto, però no, riesce comunque a recuperare. Ti rendi conto? Stare calmo. Oh, bella. Può gimpare, può ancora gimpare se c'ha il sangue freddo. Stiamo sempre parlando di Steve, il personaggio che riesce a fare 0-80. Ma Steve. Sì. C'è anche il limite adesso. È quello che Ryang utilizza soprattutto la pressione del limite, perché sa che l'avversario ha paura del limite, infatti guarda qua. Ora c'è il diamante. E parlo prima possibile, perché comunque sta una percentuale abbastanza alta. Soprattutto adesso che c'è il limite, attento allo scudo. Tipo sì, Ryang, che con lo scudo in top B è una solita claudata online. A quanto pare funziona anche offline. Ti rendi conto? Detto, può gimparla perché questo è even. Se riesce a fare le solito combo. Guarda, vede, eccolo. È entrato. Più. Madonna! Visto in pochissimi secondi 80%. Attento, attenti. Attento che lagga. Non saltare. Vedi, lo stava leggendo. Aspettavo un attimo. Ed è. Va bene perché deve fare il mining per il metallo. C'ha pochissimo metallo, può utilizzare una volta sola, infatti guarda qua. Lo vedo preoccupato il signor Tron. Vai, ah, ok, volevo vedere una cosa che appunto non lo so, aggiornato. Perché ha vinto la torre, no? Quindi... No, si sta abituando e potrebbe vincere, credo che potrebbe vincere almeno... Però comunque ma utilizza Steve, ma certo, ha pagato quei tanti soldi per i denti. Questo è Steve. Potrebbe vincere questo match o almeno arrivare come prima alla stock. Esatto, guarda, è iniziato un partenza da una giorno. Smash però ha preso il top B. Adesso c'è non saltare, benissimo. I soliti salti, non saltare. Ok, ecco il TNT. Bellissimo. Questo era bello. Non so se l'ha fatto apposta, sapeva il timing del TNT, esatto. Però diciamo sempre che si è fatto apposta. Forse non si può.
Ecco il solito. Dai, dai. Eccolo. Mi preoccupa soprattutto il materiale, perché adesso tra poco tra metà forse. Un solito salto. E 2-0, però diciamo che è un pochino meglio rispetto a io prima. Ho fatto la solita commenta di corsa. No. Stranamente non ha preso il carretto, però. Solito B. Conoscendo il signor Dolo, comunque sarebbe riuscito a teccarla. È il solito salto. Ecco, è una brutta situazione, soprattutto perché c'è il limite adesso. Poteva prenderlo, però deve stare a te. Deve prendere il prima possibile questa stock prima che guadagna terreno il signor Tolo. No, questo si vede che è un po'. Sai che forse è una buona tecnica quello che potrebbe bloccare la P di Cloud. Non so se riesce a rompere i blocchi, però. Smash? Beh. Di legno, no? Aspetta, se fa la stessa cosa, ha fatto la stessa cosa. No, killa. Senza un bettere. Vedi, c'è sempre la stessa situazione. Quando lui è in aria in disadvantage, ma c'è sempre quel qua, quel limp, però l'ha sprecato. No, buona schivata e killa. Siamo fortunati che Cloud fa cagare nei pro. Buon DI. Sta un po' giocando col cibo, Cloud. No, materiale. No. Non lo so se c'ha un filtro o semplicemente Ryang sta giocando, però. Un buon game, dai. Leggere tra virgolette, perché come ho sempre detto il signor Tiziano c'è sempre quelle abitudini. No, Gesù Cristo di Rio. Ora che è constatato e proprio c'è la prova in live, possiamo dire che il signor Ryang. 7 spettatori, dovranno essere di più. Sette spettatori possono essere la conferma che può essere una bella stellina per Cloud. Sì, tranquillamente. Tranquillamente. Sono best in Italia con almeno una ventina di PG. Ecco. Possiamo dire che ha vinto un altro torneo con un altro PG. Carriato. Vai, ma dopo tocca andare via. Sì, per chi è rimasto fino alla fine, ringraziamo. Non so quei 7 che sono rimasti, però. Possiamo chiudere la live in questa cosa amara. Va bene, chiamiamo Alberto, però grazie comunque per essere rimasti. Alla prossima, veramente il gol, dobbiamo lasciare per la finale. Vabbè, non l'abbiamo già detto. Però guardato. Non c'è. Non siamo così. Allora chiudo. Sì, se è così.